Buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con TRM Live Special, oggi esattamente il 29 di agosto e siamo qui dalle 8 alle 9.30 come sempre a farvi compagnia con le nostre notizie, con i nostri approfondimenti, con i nostri giornali quotidiani freschi di stampa appena arrivati a leggerli c'è Giovanni Scandiffio, buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. E allora partiamo come di consueto nel primo quarto d'ora con un riepilogo, diciamo così, di quelle che sono state le principali notizie di ieri e iniziamo subito con un bilancio che arriva dal reparto di medicina interna in Puglia per capire anche un po' gli effetti di questo caldo che pare si stia abbastanza temperando, mitigando in questi ultimi giorni. Un incremento del 40% dei decessi causato dalle elevate temperature di quest'ultima stagione estiva e quanto si registra in Puglia, dove il Policlinico di Bari ha anche attivato il codice emergenza caldo per agevolare un più rapido accesso ai diversi reparti per coloro che giungono in pronto soccorso con segni di disidratazione e scompensi vari. A tracciare un bilancio il professor Angelo Vacca, direttore dell'unità operativa di medicina interna. La stagione estiva è sempre molto particolare in relazione alle alte temperature di tutte le regioni italiane, soprattutto dell'Italia meridionale. E quindi abbiamo avuto ricoveri molto frequenti di soggetti anziani, disidratati, e quindi in questi soggetti è facile la traspirazione, la perdita di sali, e quindi pazienti che vengono con sintomi come la confusione mentale, come il rash, come le vertigini, il calo pressorio, e quindi pazienti che vengono con segni di disidratazione e di insufficienza renale. Sono stati soprattutto questi pazienti a occupare i nostri reparti e poi subito dopo pazienti anziani con scompenso cardiocircolatorio. Appunto per queste alte temperature c'è stato un incremento dei decessi per disidratazione e per scompenso di circolo. La Puglia ha registrato oltre il 40% in più rispetto all'anno scorso dei decessi per questo motivo, ma addirittura in Calabria si è raggiunto il 60% in più, in Sicilia il 30-40% in più e in tutta la Puglia, per esempio, fra l'ultima settimana di luglio e i primi 15 giorni di agosto si è registrato un incremento di 500 pazienti deceduti per le alte temperature. C'è stato un incremento anche delle riacutizzazioni della bronchite cronica ostruttiva in rapporto agli incendi che si sono verificati nell'Italia meridionale e quindi per l'inquinamento atmosferico. Ne hanno risentito anche pazienti con cardiopatia ischemica. Insomma, sembrerebbero degli incrementi veramente da far paura, 40% in più di decessi per le temperature alte. E per la verità, abbiamo avuto una stagione anomala, particolarissima, come avete visto tutti e come avete subito tutti, noi compresi, quindi ci siamo resi conto che effettivamente le situazioni erano davvero preoccupanti, anche perché poi, calcolate, c'è sempre questo problema che per quel che riguarda in particolare non solamente gli anziani, ma tutti coloro che hanno situazioni meno affidabili della buona salute, chi ha qualcosa, insomma, no? Chi ha qualche malattia cronica e tutto il resto, il tutto si amplifica, soprattutto per quel che riguarda, appunto, sentivamo il discorso delle vie respiratorie, ma anche per quel che riguarda la disidratazione e soprattutto il crollo dei valori pressori. Infatti in questo periodo è consigliabile controllare, per chi ha problemi di questo tipo, controllare la pressione. Un po' tutti ormai si sono dotati delle macchinette o dal medico di famiglia si va e si controlla, ma in qualunque caso va da sé che un aumento di questo tipo non era previsto e francamente ha preoccupato molto. Di fatto è un discorso che va tenuto presente per il futuro. Perché dico per il futuro? Perché niente e nessuno là ci fa pensare che l'anno venturo, il 2024, avremo un'estate tiepida, no?
Cioè, voglio dire, il riscaldamento del pianeta continua, il discorso del clima ha sempre lo stesso valore di emergenza. È chiaro che potremmo ritrovarci ancora una volta con questi picchi particolari che per fortuna in queste ultime ore pare si siano un pochino sedati, calmati, e quindi abbiamo un po' di aria fresca che però è diventato una tragedia per quel che riguarda il nord, e sappiamo. Io stanotte di... ho tirato sul lenzuolino. Ah sì? Sì. Beh, devo dire che le case però sono ancora calde, no? Perché appunto, però se uno per dorme fortuna, con la finestra aperta, la notte, sì, è chiaro, bisogna starsi attenti. Insomma, sono tutti dati da record, anche questo, e questo in particolare è connesso a quello che dobbiamo fare noi tutti abitanti di questo pianeta, altrimenti altro che picchi di decessi durante le estati, avremo anche di peggio. Nel Foggiano l'invasione di lupi e cinghiali sta esasperando allevatori e agricoltori della zona. A denunciarlo è la Coldiretti. Vediamo, Giovanni. Un fenomeno fuori controllo che sta mettendo a dura prova agricoltori e allevatori nel Foggiano. E l'invasione di lupi e cinghiali, il cui numero è raddoppiato nel giro di un decennio. A denunciarlo in una nota è la Coldiretti Foggia. Secondo l'associazione di categoria, l'ennesima mattanza di animali che si è verificata a Manfredonia è stata causata dall'attacco di un branco di lupi. La provincia di Foggia, prosegue Mario De Matteo, presidente Coldiretti Foggia, combatte ad armi impari contro i cinghiali che distruggono le coltivazioni e attaccano gli uomini e gli animali allevati, gli storni che azzerano la produzione di olive e distruggono le piazzole, i cormorani che mangiano i pesci negli impianti di acquacoltura e i lupi che aggrediscono e sbranano pecore, mucche e capre in barba a recinzioni e reti. Serve responsabilità nella difesa degli allevamenti, dei pastori e allevatori che con coraggio continuano a presidiare le montagne e a garantire la bellezza del paesaggio. Senza i pascoli, conclude Coldiretti, le montagne muoiono, l'ambiente si degrada e frane e alluvioni minacciano le città. E andiamo avanti, Giovanni, con le altre notizie. Se vuoi commentare questa che abbiamo appena ascoltato. Questa è un'altra di quelle situazioni che si sono venute a creare, diciamo, per l'insipienza, letteralmente, cioè la non sapienza di coloro che hanno pensato in epoche lontane di ripopolare i boschi appulo-lucani con i cinghiali. Tenete presente, tra l'altro, che gli animali utilizzati per quell'antico ripopolamento, che ormai non esiste più come, diciamo, individuazione di tipo genomico, ormai tenete presente che tutto questo si sono incrociati gli cinghiali che furono importati, se non sbaglio, diciamo, dai Balcani, dalla ex Jugoslavia, che, diciamo, tutte le aree, quelle aree lì, si sono incrociati con la fauna locale e sono tutti quanti cresciuti di volume, nel senso che i cinghiali che furono importati per il ripopolamento erano notevolmente più robusti e grossi dei cinghiali autoctoni. Bene, sotto questo aspetto ora bisogna anche su questo prendere provvedimenti serissimi, anche perché li vediamo dovunque, anche qualche lupo, ma sui lupi io verificherei per bene prima di capire se effettivamente sono lupi o sono cani che sono tornati allo stato selvatico, va verificato, ma sicuramente bisogna provvedere a rendere, come dire, a diminuire la popolazione degli ungulati, vale a dire dei cinghiali, che è necessario assolutamente fermare. L'unico sistema è quello della sterilizzazione, non vedo altre possibilità. Anche le eventuali campagne venatorie non riescono a risolvere il problema, perché la riproduzione dei cinghiali è a ritmo battente, letteralmente, e soprattutto è estremamente pericoloso quando sono tutti insieme, quando ci sono famiglie intere con i cinghialetti. C'è sicuramente pericolo per chi li incrocia. A questo punto la cosa necessaria è provvedere, e secondo me va fatto in termini appulo-lucani, evitando
di pensare ai soliti confini istituzionali, geopolitici, ma cercando di avere una strategia comune, anche perché i cinghiali non è che distinguono bene dov'è che finisce il confine tra la Daunia e la Basilicata, insomma, non se ne rendono conto e non gliene frega granché da quello che abbiamo capito, perdonate il termine, ma è così. Beh, allora bisogna fare un piano congiunto di azione, sarebbe molto opportuno per poter provvedere a una grande campagna di sterilizzazione di questa fauna particolarmente insidiosa. A Modugno invece, Giovanni, nel Parco Istituto Ambiente i rifiuti abbandonati diventano, per usare dell'ironia, arredi urbani in un luogo aperto a famiglie e a persone fragili. Vediamo. Nella periferia di Modugno esiste un parco dove i rifiuti e gli scarti vengono recuperati diventando, grazie alle abili mani dei fratelli Esposito, degli arredi urbani. Si tratta del Parco Istituto Ambiente, nato ormai da qualche anno, dove vengono organizzate anche attività di inclusione per persone con fragilità, ma anche picnic per famiglie. L'idea che noi abbiamo avuto è proprio quella di dare un luogo alle persone dove vengono qui, si vengono a ristorare e a mettersi un po' a loro agio e gustare del buon cibo in mezzo alla natura. Infatti è testato clinicamente che gustare del buon cibo in mezzo alla natura aiuta a produrre una ghiandola, si chiama la ghiandola del buon umore, la serotonina. Questa è una delle attività che noi abbiamo deciso di intraprendere e funziona. L'altra che adesso ultimamente abbiamo iniziato a fare è quella di accogliere i bambini diversamente abili, orfani e quant'altro. Li facciamo venire qua, l'approccio con l'ambiente, con la natura, gli facciamo conoscere le piante, gli alberi. Praticamente abbiamo recuperato vasi di fiori gettati nell'ambiente, li ho recuperati, li ho sistemati, ho curato le piante e adesso ce le abbiamo qui esposti. Poi anche dei copertoni vecchi li abbiamo tolti dalle campagne, gettati via, che molto probabilmente li avrebbero bruciati, li abbiamo colorati e messi qui, abbiamo fatto dei tavolini. Il messaggio che io voglio mandare, che il Parco Istituto Ambiente vuole mandare a tutte le persone, è che chi viene qui, come se vanno anche in altri posti, debbono avere rispetto per la natura, perché se qualcuno viene qui solo per distruggere, non è il posto per loro. Insomma, come dire, trasformare, come facevano gli alchimisti, il piombo in oro, una minaccia che è quella della presenza del pattume in arredi urbani con sapienza e con capacità. Devo dire che è una cosa più che possibile e l'hanno dimostrato loro intanto, ma abbiamo già visto, ci sono già stati alcuni esempi particolari. Per esempio, abbiamo una grande attenzione per quel che riguarda il riciclo delle bottiglie di plastica, il riciclo di tutto il materiale che ha a che fare con le bevande, che viene fatto regolarmente ormai da molti anni, viene messo a punto grazie ad una campagna di sensibilizzazione degli alunni, in particolare delle scuole elementari, ma mi pare anche delle medie, messa appunto in questo caso da un ente che si occupa appunto di acqua in particolare, che è l'EGRIB ed è un ente lucano, che ha una sezione specifica che si occupa del riciclaggio e diventa quindi il pattume che tu dicevi, diventa in questo caso solo quello di plastica, il presupposto per poter creare situazioni che aumentano la serotonina, giustamente, quindi anche la contentezza e la felicità. Filangieri sarebbe stato molto contento di ciò, anche il presidente che l'ha citato l'altro giorno. Devo dire che sotto questo aspetto riciclare, utilizzare le bottiglie vuote, le bottiglie che altrimenti inquinerebbero se lasciate lì dove sono, perché molto spesso ci sono enormi vari punti di scarica a cielo aperto, purtroppo, di questo materiale. Beh, in questa maniera è stato possibile creare oggetti da riutilizzare, ma non solo quello, anche arredi, anche addobbi. Per esempio, durante le feste natalizie in particolare, gli esperti di questo ente hanno lavorato molto, in particolare una
una esperta del settore, hanno lavorato molto su questo argomento e hanno creato gli addobbi per gli alberi di Natale, immagina. Quindi voglio dire, anche da ciò, riprendendo un'antica canzone molto lontana di un cantautore genovese, dalle tame nascono i fiori. Certo. Intanto noi andiamo a presentare il primo ospite della giornata, che è Giovanni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, che saluto e ringrazio, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, cambiando argomento rispetto a quanto stavamo affrontando prima, volevo con lei ovviamente andare sull'argomento scuola. Se non vado errando, il 14 settembre, giusto, mi dà conferma, riaprono i battenti tutte le scuole di ogni ordine e grado in Puglia? Sì, sì, il 14 settembre è la data fissata dal calendario scolastico regionale deliberato dalla Giunta. Ma come sappiamo, ogni scuola nell'ambito della propria autonomia si organizza per cominciare qualche giorno prima o qualche giorno dopo, in modo tale da recuperare, diciamo, le vacanze invernali, fare qualcosa del genere durante l'anno scolastico. Quello che è irremovibile è il termine dell'anno scolastico, che è il 7 giugno del 2024. Ecco, come facciamo spesso, la scuola è un argomento che ci sta a cuore, vogliamo capire insomma qual è la situazione soprattutto in questo momento. Siamo a circa due settimane, poco più di due settimane dall'inizio della scuola. Lei ha uno sguardo sempre attento a quelle che sono le dinamiche e le criticità di questo mondo. A due settimane dall'inizio c'è qualcosa che la preoccupa, c'è qualcosa da mettere ancora in ordine? Beh, come ogni anno ci preoccupa il regolare avvio dell'anno scolastico, quindi diciamo che siamo ormai a due giorni dal primo settembre, perché insomma per noi è vero che la scuola comincia il 14 settembre, però le attività didattiche hanno inizio già dal primo settembre con riunioni del Collegio dei Docenti e quant'altro. E purtroppo quest'anno al Collegio dei Docenti si rischia che manchino quasi 10.000 docenti in Puglia, perché le operazioni di nomina ancora non sono cominciate, e quindi sono state fatte le operazioni di nomina e ruolo, di contratti a tempo indeterminato, per la verità molto pochi, perché insomma scontiamo il notevole ritardo nel bando dei concorsi, che non sono stati ancora appunto attivati, e quindi ci restano fuori, non sono state coperte a tempo indeterminato, oltre 1.000 cattedre su posto comune. Quindi il resto riguarda i posti di sostegno, che sono circa 8.000, e insomma è un lavoraccio che nonostante insomma il gran lavoro che stanno facendo gli uffici scolastici non si riesce ancora a mettere a punto. E questo è un problema. E poi c'è questa ipotesi di dimensionamento scolastico, che è un po' una spada di Damocle. Sì, dimenticavo che insomma anche sul personale ATA, amministrativo, tecnico e ausiliario, anche lì diciamo che abbiamo 1.500 posti di precari che in questi giorni si stanno nominando, e si aggiungeranno a questi altri posti previsti dal PNRR finanziati alle scuole per circa 4 milioni e mezzo di euro per la Puglia. Quindi diciamo che questo finanziamento varrà sino a dicembre, quindi diciamo un po' di respiro anche per un organico aggiuntivo di collaboratori scolastici, che alla scuola servono tantissimo. E poi lei introduceva giustamente il tema del dimensionamento. Abbiamo naturalmente una proposta da parte della Regione Puglia, che noi naturalmente abbiamo contestato,
rinviene dalla legge finanziaria di quest'anno, che la stessa Regione Puglia ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale. Però non ci garba il fatto che nella proposta siano contenute scuole di addirittura 1800 alunni. Questa è una cosa inattuabile, è una cosa impossibile, perché un dirigente scolastico non può barcamenarsi su 7-8 comuni per gestire le scuole, se pensiamo a territori tipo il Salento, tipo il Gargano, insomma, in cui le scuole sono molto piccole e il dirigente scolastico deve dividersi su più comuni. Ma chiaramente c'è il rischio anche di avere delle classi molto numerose con l'ipotesi di dimensionamento scolastico? No, si corre il rischio di avere delle scuole numerose, delle scuole affollate, perché le spiego, le tabelle ministeriali prevedono organico anche in base al numero di alunni di ciascuna scuola, ed essendo queste tabelle già oggi vecchie, si andrebbero a perdere numerosi posti. Cioè, tanto per fare un esempio, se a una scuola di 1200 alunni oggi spettano 12 bidelli, 12 collaboratori scolastici come si chiamano ora, alla scuola di 1800 alunni ne spetteranno sempre 12, quindi diventa veramente ingestibile la scuola con questi numeri. E poi la finanziaria ha previsto una media di 961 alunni per la nostra regione e un taglio di scuole di anno in anno a partire dal 2024-25. Quindi avremo, che oggi sono 627 le scuole in Puglia, si passerà a 569 per il prossimo anno scolastico 24-25, poi a 565 e poi a 557, seguendo un criterio molto sterile che è quello della denatalità. Certo, ma è una mia impressione o di anno in anno c'è sempre, diciamo, questa tendenza a razionalizzare i numeri in maniera tale da risparmiare sempre di più, anche sulla scuola? Sì, in realtà è quello, si pensa di risparmiare chissà cosa, ma voglio dire, risparmiamo 50 posti di dirigente scolastico, di direttore amministrativo, di collaboratori scolastici, ma insomma, noi l'abbiamo sempre detto, sulla scuola bisogna investire, non si deve risparmiare, la scuola non deve essere utilizzata come un bancomat, e rappresenta il futuro. Evidentemente anche qui dobbiamo dire che il Covid non ci ha insegnato nulla, quindi certo, noi anziché ampliare gli spazi li restringiamo. Fino all'altro giorno mi è giunta una segnalazione nella provincia di Brindisi in cui si vuole formare una classe di oltre 30 alunni, insomma, e quelle sono poi le situazioni da rivedere, quelle delle classi pollaio, perché sebbene ci raccontano di una media regionale di alunni per classe che viaggia intorno ai 21 alunni, noi sappiamo che in alcune realtà questa cosa non è vero. Abbiamo sezioni di scuola dell'infanzia, chiaro, con 28 bambini, abbiamo classi di scuola secondaria superiore con 30 alunni, quindi bisogna assolutamente intervenire per decongestionare le classi. Io la ringrazio, segretario, per quanto ci ha detto, e sicuramente continueremo ad aggiornarci. Grazie ancora. Grazie a voi e buona giornata. Allora Giovanni, era davvero, insomma, interessarsi alla scuola due settimane dall'inizio della stessa, perché sappiamo. Anche questo è un appuntamento ricorrente quando, certo, arriviamo in prossimità di settembre. Prima era un pochino diverso, perché ai tempi miei la scuola iniziava il 1° ottobre, c'era prima la Fiera del Levante, i film della mattina e poi si andava a scuola. Però i problemi si rincorrono regolarmente e puntualmente vengono fuori una serie di difficoltà. Intanto però
Anche come informazione di servizio va detto che per esempio per quel che riguarda Bari, da oggi via le domande per il bonus asili nido, che come sapete nel settore riguarda in particolare il comune. Risolti in corsa i ritardi della regione, c'è tempo fino al 15 settembre, circa 9.000 famiglie con redditi ISEE bassi potranno accedere agli aiuti sui 700 euro di iscrizione ai centri ludici e di prima infanzia. Insomma, la regione in qualunque caso ha a disposizione i servizi, ha aumentato i servizi offerti, se necessario ci sarà integrazione dei fondi, ma intanto 50 milioni di euro saranno utilizzati per tutto ciò. Devo dire che questo è uno di quegli argomenti che come al solito si profila molto difficile da affrontare, soprattutto bisogna pensare anche ad un'altra cosa che non c'entra niente, sì, non c'entra niente, ma la scuola è un'istituzione collettiva. Sono in molti, in classe vanno in molti, i bambini, i ragazzi sono lì che appunto apprendono. Non voglio mettere allarmi di nessun tipo, ma è bene non dimenticarlo. C'è una nuova variante della quale non so l'accentazione, se è pirola o pirola, è una variante Covid, è un'osservata speciale e preoccupano le sue mutazioni. Ce lo racconta la Gazzetta. Dice, ma perché lo metti in rapporto con la scuola? Perché proprio in questo momento, devo dire, è la prima, come dire, agenzia educativa importantissima e che quindi avrà molte persone presenti tra adulti e minori, ed è stata individuata in 5 paesi questa variante, per ora non è comparsa in Italia. Ovviamente noi facciamo gli scongiuri per quel che riguarda l'eventuale comparsa, però ci vogliono gli strumenti e correre subito, voglio dire, a verificare il tutto per evitare che la cosa si verifichi, perché veramente è preoccupante. Se dovessimo avere un inverno da vivere con i tanti problemi che la scuola già ha, in più dobbiamo aggiungerci di nuovo i problemi tragici che abbiamo vissuto in passato per quel che riguarda il Covid, beh, sarebbe veramente difficile. Ok Giovanni, e quindi è questa la situazione, speriamo insomma che il Covid non torni a attanagliare le nostre vite. Chiudiamo questa prima mezz'ora con una notizia di cronaca fresca, un take di agenzia delle 7.19. Dalle 4 di questa notte è in corso un'operazione antidroga dei carabinieri tra Biceglie e Trani, 16 le persone arrestate. All'operazione stanno partecipando circa 100 carabinieri per dare esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trani e dal GIP del Tribunale dei Minorenni di Bari su richiesta delle rispettive procure nei confronti degli indagati. 5 in carcere, 10 agli arresti domiciliari e un minore, all'epoca dei fatti collocato in comunità ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui si approvvigionavano a Bari. I particolari dell'operazione saranno illustrati in mattinata. E noi andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo qui a parlare ancora di cronaca, in particolare di un caso di cronaca che ieri ha tenuto tristemente banco per l'informazione locale. E come anticipavo, un episodio di cronaca che ieri ha tenuto alta l'attenzione nell'informazione locale. La titolare di una tabaccheria di Foggia è stata uccisa a coltellate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ritrovato l'arma del delitto e non escludono che possa essersi trattato di una rapina finita male. Sentiamo il racconto. La titolare di una tabaccheria in via Marchese de Rosa a Foggia, Francesca Marasco, di 72 anni, è stata uccisa con diverse coltellate in pieno giorno poco dopo le 13. L'arma è stata ritrovata dai carabinieri intervenuti sul posto a poche decine di metri dall'attività commerciale. La vittima aveva appena riaperto l'attività dopo alcuni giorni di ferie. I militari non escludono che il delitto possa essere avvenuto dopo una rapina finita male. È stato un cliente della tabaccheria, entrato per fare degli acquisti, a scoprire il corpo della donna riverso a terra e ad allertare le forze dell'ordine e i soccorsi. Gli investigatori hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l'autore dell'omicidio. A supporto dell'attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza. La conosco da circa 20 anni,
ed era una bravissima signora, a modo, casa, lavoro, lavoro casa, cioè si andava a pagare le bollette. Poverina, ha provato a reagire perché era il terzo tentativo di rapina che faceva, probabilmente è stato questa, che era stanca, stufa di quello che accadeva a lei, e quindi purtroppo è rimasta vittima di quello che oggi è la società, purtroppo. Mi spiace perché era una vicina a modo, una bravissima signora, molto a modo, aveva carisma e bravo, tutto qua. Erano 15 giorni di ferie che aveva fatto, aveva appena riaperto, e purtroppo questa è la riapertura di quello che è accaduto, insomma. Diciamo che non abbiamo fatto un vero e proprio denuncia, perché alla fine dei conti comunque la zona è tranquilla, non c'è una vera e propria delinquenza mirata. Purtroppo ci passa sempre la persona cattiva, perché è zona di passaggio, e quindi subiamo qualche volta qualche rapina di portafogli e così di cose varie, insomma, tutto qua. Visto che sta anche il mercatino qua dietro, cioè molto spesso vengono le signore da noi, le anziane, che hanno rubato il portafoglio dentro lo zainetto, dentro il carrellino della spesa, insomma, ecco, tutto qui. Insomma, il territorio foggiano continua a produrre questi episodi davvero sconcertanti. Devo dire che è impressionante la situazione, appunto, la riportano tutte le cronache, la Gazzetta in cronaca nazionale, ma tutte le cronache delle edizioni regionali. Foggia, rapina finisce nel sangue, tabaccaia accoltellata a morte, Franca Marasco, 72 anni, aveva appena riaperto dopo le vacanze, in tarda mattinata il raid di un malvivente che forse ha agito da solo nella storica rivendita in via De Rosa, in pieno centro. L'anziana è stata colpita più volte e non ha avuto scampo, e la terza commerciante uccisa proprio nel corso, mentre gestiva la sua attività. Sotto shock la sorella della vittima, un vicino che dice: siamo sconvolti, questa città ormai non è più vivibile. E sotto questo aspetto vediamo anche la cronaca della Repubblica Bari, che dice: Francesca e le sigarette a Zeman, fu l'ultima a incontrare Marcone. Il ritratto della 72enne tabaccaia uccisa per una rapina finita male nella sua rivendita. E poi ancora lo shock di clienti e conoscenti: ormai la città è invivibile e il comune a questo punto ferma gli spettacoli, e volutamente, proprio perché è una situazione assolutamente incomprensibile e pesante, di una gravità unica, insomma. Ma anche Repubblica Bari, accoltellata nella sua tabaccheria, e Foggia prova a reagire, riporta Repubblica Bari. Quindi una reazione a questo punto è giusto che ci sia, sana e consapevole, per fare in modo da evitare che queste cose continuino a verificarsi, specialmente in alcune zone particolari, come appunto la Daunia, la Puglia e in particolare l'area di Foggia. Ma vediamo anche il discorso della Federazione Italiana degli Esercenti delle Tabaccherie, che ricorda che la categoria convive con la paura, siamo sempre nel mirino, ora ci vuole più sicurezza. Mentre per quel che riguarda il fatto in sé, proprio l'evento che è successo, appunto, dicono furore del Movimento 5 Stelle e piemontese del PD, ci vuole un cambiamento per il futuro della comunità. Per la verità è una cosa che preoccupa, e preoccupa non poco, Francesco. Certo. Saluto Michele Abbaticchio, vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni contro Mafia e Corruzione. Ben trovato. Grazie, buongiorno a voi. Ben trovato e buongiorno. Ecco, sebbene si tratti, sembrerebbe di capire, di un episodio di malavita, diciamo così, non organizzata, ma una rapina finita male, quindi non riconducibile a racket, estorsione, almeno sembrerebbe, a quanto pare,
comunque denota e segnala un territorio con un malessere che da troppo tempo, un malessere sociale che da troppo tempo lo attanaglia e che può arrivare a sfoghi di questo tipo. Qual è la sua riflessione in merito a questo ennesimo episodio sul territorio foggiano? Ma come ha detto lei, sicuramente non ci sono le caratteristiche di un omicidio organizzato, preordinato, perlomeno dalle analisi che sono state effettuate in prima battuta dagli organi giudiziari. È altresì vero che la caratterizzazione mafiosa della criminalità organizzata presente nel Foggiano, di cui abbiamo parlato anche su questa emittente in diverse occasioni, facilita la percezione da parte dei piccoli criminali che tutto può essere concesso. Ci certo. sono delle situazioni in cui la malavita organizzata si sostituisce allo Stato, crea un sistema di protezione e di impunità rispetto a chi ovviamente le è amico, le è affiliato, e questo consente a chi è affiliato e chi è amico di potersi sentire, diciamo, immune da qualsiasi problematica. La percezione sulla illegalità da parte della cittadinanza quando si verificano episodi di questo genere, cioè a danno di piccole attività commerciali che sono attività molto vicine alla cittadinanza, perché sono persone come la povera vittima che erano riconoscibili e riconosciute dalla cittadinanza come un punto di riferimento, come accade spesso in tutti i comuni in cui viviamo, nelle persone dei commercianti, ovviamente aumenta il senso di pericolo e il senso di abbandono. Se aumenta il senso di abbandono, i cittadini si sentono sempre più deboli di fronte alla criminalità organizzata e la cosiddetta cultura mafiosa ha il sopravvento, e purtroppo Foggia è così. Solo la politica e le istituzioni, nel senso più nobile del termine, possono cambiare la situazione e ridare coraggio e fiducia a una cittadinanza la cui reazione è sicuramente l'arma principale per poter consentire alle forze dell'ordine di fare piazza pulita e di non veder germogliare continuamente i semi della malavita organizzata. Chiarissimo e condivisibile il suo pensiero, Presidente. Ecco, le chiedo, come avviso pubblico state facendo qualcosa, state mettendo in campo iniziative particolari in merito alla vostra sensibilizzazione? Voi sensibilizzate spesso rispetto a questi argomenti, lo avete fatto immagino quest'estate, continuate a farlo? Noi siamo reduci da un'assemblea nazionale in cui abbiamo convocato tutti i nostri amministratori locali, sono più di 500 in Italia, che sono associati ad Avviso Pubblico e quindi si impegnano ogni anno nella cultura antimafia sociale proprio a Monte Sant'Angelo, dove si è creata una rete nell'entroterra. Voi sapete la situazione di Monte Sant'Angelo, di Mattinata, di San Marco e Lamis, tutti i comuni profondamente colpiti da episodi di violenza mafiosa. Qui gli amministratori locali hanno trovato il coraggio di aderire ad Avviso Pubblico e di avviare continuamente iniziative per promuovere la cultura dell'antimafia e abbracciare la cittadinanza in una lotta congiunta contro le organizzazioni criminali, e i risultati credo nel medio e lungo periodo si stanno vedendo, perché sono territori che sono sempre meno caratterizzati dagli episodi di violenza a cui eravamo abituati prima, perché ovviamente le organizzazioni criminali si sentono più lontane e distanti da quella protezione civica e civile di cui purtroppo hanno beneficio nel momento in cui ci sono territori in cui si è alzata, come in Foggia, bandiera bianca. Ecco perché dico, Avviso Pubblico è sempre disponibile con Libera. Tra l'altro Foggia è la città di Daniela Marcone, la vicepresidente nazionale di Libera, figlia di Francesco Marcone, barbaramente trucidato perché voleva rispettare il principio dell'ordine pubblico e della legalità a Foggia. Era direttore dell'Agenzia delle Entrate, non stiamo parlando di una persona certo. che lavorava come braccio armato contro le organizzazioni criminali. Purtroppo quel periodo lo troviamo intatto e tale quale oggi. Non basta un Avviso Pubblico e Libera, occorre che ci sia un affiancamento da parte delle amministrazioni locali e delle istituzioni. Foggia in questo momento è in attesa di conoscere il suo prossimo futuro politico e noi speriamo, indipendentemente se sarà di centrodestra, di centro, di centrosinistra o civico, che sia un'amministrazione decisamente determinata
nello sbattere fuori determinate logiche che ahimè sono anche all'interno dell'apparato comunale, come lo testimoniano le commissioni per le infiltrazioni mafiose che si sono interessate del comune di Foggia. Grazie Michele Abbaticchio per il suo intervento. Grazie. Allora Giovanni, se non sbaglio dai giornali leggiamo questa mattina altri episodi di malavita isolata o organizzata, non lo so, dimmi tu. Francamente non lo riesco a capire subito così su due piedi, però iniziamo a vedere Puglia violenta, sanguinosa rapina a Foggia, apertura della Gazzetta, uccisa tabaccaia, abbiamo visto, ma anche Bari, ladro d'auto travolge agente, si torna a sparare, spari, ferimenti e risse a Bari, scatta l'allarme. Quindi, come vedete, il confine è sostanzialmente labile tra casi isolati, malavita non organizzata e malavita organizzata, non si capisce mai molto bene. Si susseguono intanto gli episodi. Ieri un poliziotto è stato travolto dopo l'alto intimato a un ladro in fuga a bordo di un'automobile rubata. Venerdì i colpi di pistola esplosi durante una seduta musicale, due o tre colpi di pistola, sempre a Bari, e a due passi da una festa dove c'erano tantissimi bambini, insomma, e tutto questo è una situazione davvero molto difficile. Va detto intanto che è stato preso, lo hanno finalmente trovato, l'hanno fermato, è un 27enne algerino praticamente avrebbe fiocinato al petto un'altra persona di origine albanese, un giovane di origine albanese. Siamo ovviamente a Sirolo, è successo il fatto ed è stato ritrovato, mi pare, a Osimo. Lo hanno praticamente è in custodia dai carabinieri. Ma tutto questo ovviamente va detto che fa sempre impressione, perché il discorso di questi casi della delinquenza, anche delle strane situazioni per le quali non si capisce come una signora viene accoltellata in tabaccheria, accoltellata a morte tra l'altro, veramente ci lascia sempre molto sgomenti su quello che bisogna fare in modo da rendere più vivibili le cittadine, in particolare alcune, quelle della Puglia, un pochino più, come dire, più rissose, più violente di quelle della Basilicata, dove però anche qui non è che non manchino in questi casi episodi particolari, anche se devo dire, per esempio, l'odio in questo caso, e qui veniamo anche al fatto di Caivano, dove tra l'altro la Premier ha già annunciato che ci andrà a Caivano proprio per esprimere la solidarietà, e io mi auguro ci sia un'azione congiunta maggioranza-minoranza proprio su una restrizione fortissima rispetto a questi atteggiamenti contro le donne, i femminicidi e tutto il resto, le violenze. L'odio per le donne lucane invece nasce su un altro fronte, devo dire, l'odio per le donne lucane della politica, cioè le donne che fanno politica non sono molto simpatiche, secondo quello che scrive il Quotidiano del Sud. A chi? Agli altri, ovviamente. Piro che risponde alle accuse da Lago Negro, alle accuse sulle offese all'assessora, ancora un episodio di intolleranza ai danni della Araneo, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Potenza, pubblica un video per la raccolta di firme per il salario minimo, si ritrova la bacheca invasa da insulti personali. Anche questo, voglio dire, è un modo particolare di non sopportare, di vivere malamente, di vivere con difficoltà il fatto che ci siano presenze femminili nella politica, ma ci sono dovunque, in qualunque caso c'è un discorso di parità e di pari opportunità. Questo vi deve andare giù per forza dal gargarozzo, vale in Puglia e vale in Basilicata, e soprattutto non si può reagire con offese e femminicidi. Ebbene, piogge di offese per la raccolta di firme.
fiume si sono scatenate, tant'è che la Aranio ha definito il tutto un attacco addirittura squadrista, e meglio bloccare i commenti. Va detto poi invece, per quel che riguarda il 43enne che a Lavello si era allontanato, era fuggito 15 giorni fa da una comunità protetta, è stato ritrovato, detenuto e malato, tornerà nel carcere di Taranto per scontare la condanna, è in discrete condizioni di salute, si chiama Michele Tarricone. E poi devo dire che sotto questo aspetto la guardia deve essere tenuta sempre molto molto alta, non la si può abbassare, bisogna pareggiare sempre i conti in maniera civile e ragionata con la violenza. Bene, grazie Giovanni. Intanto saluto il nostro ospite, che è Leonardo Montemuro, presidente di CNA Basilicata. Cambiamo ovviamente argomento. Buongiorno Leonardo. Buongiorno, buongiorno Francesco. Ecco, perché parliamo con Leonardo Montemuro quest'oggi, che è presidente della Confederazione Nazionale Artigianato di Basilicata? Perché nei giorni scorsi è stato diffuso un report redatto dalla CGA di Mestre, che è questo centro studi che analizza dati di ogni tipo, in questo caso ha analizzato dei dati dell'INPS, e ha, diciamo così, decretato una fuga dall'artigianato davvero massiccia sul territorio italiano, che coinvolge anche la Basilicata in maniera importante, diciamo così, con un meno 15% di attività, cioè con un 15% di imprenditori, allora a questo punto possiamo definirli ex imprenditori, che hanno deciso di abbandonare questo settore perché probabilmente non ci sono più le condizioni per poter portare avanti questo tipo di attività. Ovviamente il report analizza con freddi numeri quello che accade, ma probabilmente chi si occupa di questo da anni, chi si occupa di artigianato da anni come Leonardo Montemurro, probabilmente sa dirci perché un artigiano in un territorio può decidere di non fare più questo mestiere e di abbandonarlo. Beh, indubbiamente i dati che sono stati diffusi da un lato, da di nuovo, penso che è un trend che si registra ormai da diverso tempo. I dati che hai citato sono quelli relativi all'ultimo decennio, 2012-2022, ma se dovessimo fare riferimento anche al decennio precedente, troveremmo dei dati non così vistosi ed evidenti, ma il trend è questo. Quindi da un lato applicazione di carattere culturale, ed è questo ruolo subalterno che l'artigianato, diciamo, ha ricoperto in Italia negli ultimi 40 anni, frutto anche dei processi di industrializzazione. Lo abbiamo vissuto noi qui anche sul territorio materano, quando il salotto andava a gonfie vele e le fabbriche erano piene di lavoratori, ma le botteghe artigiane faticavano già all'epoca a trovare maestranze. Dall'altro lato c'è questo disallineamento anche tra quella che è, diciamo, l'offerta scolastica e quello che poi il mondo del lavoro richiede. E qui torniamo sempre al discorso di una sorta anche di subalternità degli istituti tecnici e professionali rispetto, per esempio, ai licei. Quindi negli ultimi anni, in alcuni territori questo naturalmente è stato più evidente, in altri un po' meno. Quali sono le ricette? Perché io, diciamo, più che soffermarmi sull'analisi dei dati che sono importanti, io amo sempre dire che cosa facciamo per quelli che rimangono. Cioè, dopo aver preso atto di quante imprese comunque hanno cessato o hanno abbandonato il comparto dell'artigianato. E qui credo che occorrano azioni sinergiche e integrate tra di loro. In primo luogo un nuovo rapporto con il mondo della scuola, che deve partire dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria, dove noi dobbiamo andare a spiegare agli studenti che cos'è il mondo dell'artigianato e della piccola impresa e quali opportunità oggi offre. Noi abbiamo mestieri, Non sento più Leonardo Montemurro, mi sente Leonardo? No, è caduta la linea, ecco. Stava parlando appunto di creare magari una,
legame maggiore tra scuola e mondo delle imprese e quant'altro. Adesso cerchiamo di ripristinare la linea. Io vi dico qualcosa in più rispetto a questo report, che comunque si tratta di una variazione negli ultimi 10 anni, dal 2012 al 2022, che la Basilicata è a metà classifica, al 12° posto rispetto alle 20 regioni italiane, con il suo meno 15,9% di cui vi ho parlato. In valori assoluti abbiamo perso 2241 attività artigiane, insomma 15% fa meno impressione, ma 2241 attività non sono assolutamente poche. E mentre poi a seguire, per parlare delle regioni insomma più vicine a noi, c'è la Puglia, c'è la Sicilia, poi c'è la Liguria, insomma ce ne sono altre sotto di noi, però comunque siamo messi non benissimo a metà classifica, tra l'altro essendo la Basilicata una regione dove c'è una tradizione dell'artigianato. Ecco, Leonardo, il collegamento era caduto, quindi stavi parlando del collegamento scuola-impresa che bisogna, diciamo, rinforzare. Riportare, lavorare sugli studenti, ma soprattutto anche sulle famiglie, per mostrare con dati oggettivi che ci sono tanti lavori nell'artigianato che possono consentire una vita professionale e personale ricca di soddisfazioni, e questo, voglio dire, ormai è sotto gli occhi di tutti. Vorrei raccontare un piccolo... Volevo sapere da te una cosa, visto che siamo, diciamo, alla fine del collegamento, poi rischiamo di non dirla. Siccome tu, diciamo così, sei in questo comparto da tanti anni, e qui parliamo di una variazione degli ultimi 10 anni, dal 2012 al 2022, tu sicuramente avrai parlato con gli artigiani. Che cosa hanno lamentato gli artigiani in questi anni, e che poi sicuramente probabilmente sono i motivi che li hanno portati ad abbandonare la loro amata inclinazione? Allora, intanto una non giusta considerazione da parte del decisore pubblico. Abbiamo detto più volte che gli artigiani, i commercianti, le piccole imprese sono costrette ad adattare alla propria dimensione imprenditoriale provvedimenti che nascono per la grande impresa. Noi vorremmo che ci fosse una specificità, provvedimenti specifici per il nostro mondo. Noi non possiamo, come dire, essere equiparati a imprese di dimensioni più grandi, anche perché non abbiamo la dimensione organizzativa, imprenditoriale, per poter, come dire, sottostare a determinati adempimenti. Il peso fiscale, per quanto si stia facendo qualcosa in questa direzione, l'eccessiva burocrazia, e per quanto riguarda, per esempio, alcune situazioni limitate alle città d'arte, ci vogliono azioni che possano contenere quelli che sono i canoni di locazione, perché è in atto un lento ma irreversibile processo di espulsione degli artigiani dal centro storico, rendendo le città sotto questo aspetto molto più povere, molto meno interessanti, e facendo venire anche dei presidi contro, diciamo, episodi delinquenziali e via discorrendo. Anche perché quando chiude un'attività, sia essa artigianale o commerciale, è un presidio di legalità che viene comunque meno. Grazie Leonardo Montemurro. Grazie a voi per l'attenzione e l'interesse. Grazie Leonardo Montemurro. Ecco, Giovanni, anche da te volevo, insomma, una riflessione. Intanto... ci si riempie tanto la bocca di artigianato, delle cose locali che appartengono alla nostra tradizione, e poi molto spesso, insomma, non si creano le condizioni giuste per non far morire alcune cose. Poi sono, diciamo, la nostra bandiera, sono la nostra vetrina migliore, certe cose. Sì, va detto tra l'altro che proprio sotto questo aspetto c'è l'artigianato, intanto l'artigianato in sé, che è quello che produce, sono le piccole aziende, quelle che sono l'ossatura poi per quel che riguarda molte aree dell'Italia meridionale, ma anche del nord. Non sono le grandi aziende quelle che risolvono i problemi occupazionali, sono le fabbrichette, come dicevano quelli di Milano, la fabbrichetta, sono quelle, l'azienda appena al di sopra di quella artigianale, ma anche l'azienda artigiana è importante, sia da un lato quella dell'artigianato artistico, che significa mantenere dei livelli alti di produzione, di qualità di quello che fai, e che effettivamente è un momento importante per una città come quella di Matera, ma vale per tutti. Immaginate per esempio
tutta la produzione artigiana in questo settore, dei tanti gadgets che vengono comperati e portati come souvenir poi è in Puglia, in Basilicata, e poi per esempio uno per tutte come argomento particolare la lavorazione della terracotta, quella artistica, i famosi fischietti da noi Cattaro a Matera, abbiamo a Gravina, abbiamo la presenza di questi particolarissimi oggetti d'artigianato che non vanno tralasciati assolutamente. Insomma, sotto questo aspetto, giustamente dice il consigliere Leggeri del Movimento 5 Stelle, servono interventi mirati, cioè l'artigianato va rilanciato, ma non facendo interventi, come dire, indiscriminati, ma cercando di fare in modo da intervenire lì dove l'intervento può provocare una crescita positiva, importante, può essere insomma, e in questo caso tutto l'artigianato va sostenuto e rilanciato perché può offrire davvero molto e in Puglia e in Basilicata. Allora Gio, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui. E rieccoci qui, insomma, tra ospiti e commenti. Giovanni, forse quest'oggi poco abbiamo letto dai giornali. Abbiamo detto poco, ma oddio, mica tanto, perché l'argomento della signora della tabaccheria non è da poco, certo, di lì l'abbiamo preso un po' tutti. Insomma, diciamo magari sul nazionale. E ora ci dobbiamo vedere un po' il nazionale, perché c'è una cosa seria, già da ieri il Consiglio dei Ministri, manovra, avviso agli alleati, Meloni, niente sprechi, avanti sul piano migranti, poi annuncia, vado a Caivano, questo l'abbiamo già detto, ma voglio dire, gli sprechi vanno tagliati, dice la Meloni, il super bonus una truffa, e poi ancora pronta la riforma costituzionale, c'è un asse tra la Premier e Giorgetti per limitare le spese ai colleghi cosiddetti, condivido la richiesta di Giancarlo Giorgetti sotto questo aspetto, e anche una bella difesa, bella, insomma, una difesa opportuna da parte loro, minacce a Calderoli, solidarietà bipartisan per le minacce, però poi a testa alta dice la Meloni rispetto al tema dell'autonomia differenziata, mentre corteo per il reddito di cittadinanza, blocchi stradali e tensioni a Napoli e migranti arrivi per mare raddoppiati, e poi c'è questo discorso della rotta balcanica e la nuova emergenza, più di 5.500 gli ingressi da quella parte, ma vediamo ancora e manteniamoci su questi temi, spostandosi in particolare, ma solo di passaggio, perché sapete che ci sarà un altro stop al reddito di cittadinanza, in Basilicata stop ad altri 300, sono quasi 2.000 in questo caso, e soprattutto Repubblica che intitola con l'autunno del rigore, Meloni agli alleati, tagli agli sprechi, scelte politiche sugli interventi, priorità a cuneo fiscale e natalità, pochi margini di manovra, Meloni, siamo costretti a tagliare, e cara signora è sempre difficile dover tradurre in fatti le parole, quelle delle campagne elettorali in particolare. Super bonus e dismissioni, la difficile caccia al tesoro per recuperare 20 miliardi, e dice giustamente Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, già ministro, tutto non si può fare, serve il coraggio di scegliere, non si rincorra il consenso. E poi ci dice anche caccia ai fondi per la manovra, la Repubblica, fare cassa sulle pensioni, freno alla indicizzazione degli assegni più alti, mentre Crosetto sottolinea che è necessario cambiare il patto di stabilità, che è una spada di Damocle sui conti italiani, il patto di stabilità europeo ovviamente, mentre poi va anche ricordato che per quel che riguarda intanto vediamo il Quirinale, più debole ci dice il responsabile riforme del PD, Alfieri, bel cognome devo dire,
Quirinale più debole se passa il premierato di Fratelli d'Italia, ma parliamo di preferenze. Poi ancora va detto che sotto questo aspetto il tempo non è assolutamente clemente, neve, venti, nubi fragili, l'Italia del clima estremo, quelli che si chiamano ora Medicain o Medicane, cioè vale a dire l'unione di Mediterranean and Hurricane, uragano, gli uragani del Mediterraneo, i Medicain. E devo dire che sotto questo aspetto abbiamo situazioni difficilissime, anche con chiusure di strade e posti importanti, non c'è più collegamento, forse lo hanno ripristinato ora, non c'è più collegamento tra la Francia e l'Italia, collegamento ferroviario, mentre sul fronte dell'agricoltura il ministro ucraino che si chiama Mykola Solsky, ministro dell'agricoltura, ci dice a Bruxelles, agricoltura in ginocchio, Bruxelles tolga i limiti all'export dei nostri prodotti. Per la verità c'è una indiscrezione sulla fine di Prigozhin, capo della Wagner, potrebbe essere stata una bomba nel condizionatore, può essere stato ucciso così Prigozhin, lo dice un giornale russo proprio sulla fine del capo della famosa formazione, insomma. E poi grande è esploso veramente gran botto tra virgolette, botto diplomatico, il segreto con gli israeliani, si incontrano gli israeliani e gli algerini e i libici, un incontro appunto che ha provocato di tutto, attaccata la casa del premier in Turchia, poi ancora in Turchia, no, del premier Beia, poi ancora vediamo fuga di notizie, la rivolta a Tripoli, quindi ci sono situazioni di grandissima tensione e la ministra è scappata via, mentre questo argomento, che poi è venuto fuori per caso, insomma, era solamente un incontro tra due rappresentanti, non i premier, per carità. Mentre ricordiamo anche, perché non lo possiamo dimenticare, Trump ha processo il 4 marzo, l'ingorgo tra udienze e primarie. Intanto, ma questo lo mettiamo solamente a margine, è stata un'ottima operazione finanziaria quella delle magliette a $20 con la faccia di Donald Trump, la foto segnaletica, per come dire, finanziare la campagna elettorale. A questo punto io volevo darvi due cose. Una è la vignetta di Pillinini, che finalmente lo ritroviamo, è andato in ferie, è tornato, e il titolo è Melinus, nel senso di Meloni e Linus, e c'è la Meloni con la copertina e con il pollice in bocca come il famoso Linus, che dice la coperta è corta, e in effetti c'è tutto ciò, ma lasciamo la chiusura, perché questa no, è veramente una cosa che non può essere trascurata, perché c'è stata una dichiarazione particolarissima fatta dalla cantante lucana Arisa, no? Tra l'altro con fotografie, fotografie che commentano il tutto sui social senza veli, ho bisogno della lente per leggerla, e l'artista precisa. Allora, è una richiesta, è un annuncio di questo tipo, però dice subito solo intenzioni serie, non bugie, non perditempo, e dice: valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, massimo 45 anni, economicamente autosufficienti, a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio, dice lei, dice Arisa. Insomma, devo dire che se le foto sono senza veli, va detto anche che anche il concetto è letteralmente chiarissimo ed è un... si è messa sul mercato, vedremo come andrà a finire e chi potrà aderire o rispondere a questa richiesta. Molti di noi sono già fuori gioco per tanti motivi e non solamente per l'età. Massimo 45 anni. Massimo 45, non ci sono deroghe. Va bene, allora
Innanzitutto vi saluto e vi dico, come al solito, alla prossima. Grazie Giovanni. E noi andiamo a Viggiano, dove c'è stata una grande festa per la cerimonia di inaugurazione del Belvedere via Martiri Ungheresi. Via! Storico spazio di condivisione per la comunità, non un semplice taglio del nastro, ma un viaggio che ha ripercorso l'identità storica e musicale di Viggiano, scoperta la balaustra della musica e svelata l'opera artistica Città dell'Arpa e della Musica. Spazio anche all'esibizione di tanti artisti e per la degustazione di prodotti tipici della tradizione. Presidente Cicala, Viggiano ancora una volta si candida ad essere, e probabilmente realizza anche questa missione, centro propulsore per la creazione di legami di amicizia e di fratellanza con gli altri comuni della Val d'Agri, ma soprattutto con la comunità caggianese. La musica è il leitmotiv però di questa serata e di questa straordinaria inaugurazione. Sì, bene, questa sera in effetti con l'inaugurazione del Belvedere del Pisciolo è stata certamente la dimostrazione, ma anche l'occasione di unire le comunità, e questo ne do merito al sindaco di Viggiano, all'amministrazione tutta, perché riesce in maniera visionaria a guardare oltre, no? A superare quelli che sono i confini materiali, geografici, e a mettere insieme comunità. Quindi sono ben lieto di salutare il sindaco di Caggiano che è stato qui in questa occasione e poter inaugurare tutti insieme questo splendido Belvedere con le balaustre che parlano e ci raccontano l'identità di una Viggiano dedicata alla musica, città della musica, ma anche di una città dedicata a Maria, come è stato, no, sottolineato più volte in questa serata. Quindi ben lieto di poter, ecco, rappresentare una comunità così dinamica nel mio ruolo di Presidente del Consiglio regionale, quindi di una Basilicata che sa guardare oltre. Quindi bene il lavoro che sta facendo qui in Val d'Agri, bene il lavoro del sindaco Cicala, e spero che insomma questa sua capacità di unire possa essere, ecco, una visione che mette insieme un po' tutti quanti gli uomini, diciamo, di buona volontà. Sindaco Cicala, complimenti per l'organizzazione di questa splendida serata che ha raccontato l'identità storica musicale di Viggiano, ma anche i legami culturali di amicizia e di fratellanza che grazie al suo impegno e a quello della sua amministrazione siete riusciti a mettere in campo in tutti questi anni. Penso a Caggiano, alla Val d'Agri in generale, ma anche a tutti quei viggianesi sparsi per il mondo. Beh sì, proprio stasera con sorpresa mentre parlavo e parlavamo dei tanti emigranti sparsi per il mondo, appunto sono arrivate subito delle testimonianze, presenti in piazza un concittadino partito nel 61 da Johannesburg e invece un altro partito sempre negli anni 70 dall'Australia, da Melbourne. Questo ci fa capire il legame che ancora esiste, un ponte importante che noi non dobbiamo spezzare. Questa è stata una serata magica che porterò per tutta la vita nel mio cuore, uno degli atti più importanti, dei lavori più belli che abbiamo portato avanti a Viggiano, dove abbiamo voluto, come dire, valorizzare quella che è la nostra identità più profonda, l'essenza più profonda del viggianese, vale a dire anzitutto città di Maria e città della musica, e con la musica dedicata a Maria in questa piazza dedicata alla musica noi abbiamo voluto far vedere, far notare, far aprire una visione a quanti vengono a farci visita, con tanti turisti, con tanti ospiti a Viggiano, di che pasta siamo fatti, qual è, che cos'è la comunità di Viggiano. Senza tante parole, guardando soltanto appunto queste opere, si può capire che cos'è Viggiano. Lo slogan della vostra estate è "In vetta ad un sogno che non finisce ma che continuerà il 30 agosto e poi anche a partire dal 2 settembre con i festeggiamenti in onore della Madonna del Sacro Monte di Viggiano". Si chiude col botto, insomma, per questa ripartenza dopo il Covid. In vetta ad un sogno, appunto, uno slogan che vuole sottolineare questa estate stupenda del 2023. Ci attendono ancora altre serate belle, eccezionali, fra tutte appunto quella della festa del Ferricello che avremo il 30, anzi non soltanto la sera, ma una festa che partirà dalla mattina
con Peppone dei Linea Verde, con Shaila Gatta, con il professore Melloni e con tanti altri ospiti importanti per un'estate bella, un'estate che merita, un'estate da godere a Viggiano. E in più, in vetta ad un sogno, vuole significare anche e richiamare quella che è la cosa che ci sta impegnando di più in questi anni, vale a dire la candidatura a patrimonio UNESCO dei cammini dei popoli lucani qui alla montagna grande. Sindaco Lamattina, una serata straordinaria qui a Viggiano che rinsalda il legame di amicizia e di fratellanza con la comunità viggianese, ma che soprattutto racconta tutta una serie di battaglie e sfide comuni come la candidatura a patrimonio UNESCO che state portando avanti. Sì, esatto, per noi è un grande onore essere qui in questa splendida piazza appena inaugurata. Ringrazio Amedeo Cicala, il sindaco, per lo splendido lavoro fatto insieme al suo staff tecnico. Questa è una piazza importante anche per noi, con le note dei nostri zambognari. I zambognari sono il nostro simbolo che lega la nostra comunità alla comunità di Viggiano e naturalmente al culto della Madonna Nera. Proprio stamattina è uscita il famoso cinto da Caggiano, dalla chiesa, e è stato spettacolare vedere oltre 100 persone vestite di giallo che hanno girato un po' tutto il nostro territorio. Ecco, voglio ringraziare Amedeo per quello che ha fatto, per quello che sta facendo, per rinsaldare ancora di più i nostri rapporti. Il sindaco di Viggiano sta facendo veramente molte cose belle in questo paese, ha rivoluzionato il paese, devo dire la verità. È un tasto che vi tocca direttamente, oltre ad essere albergatore, sono presente gli albergatori, e quindi sicuramente ogni cosa che andiamo a fare, ogni cosa aggiunta, porta valore aggiunto a quello che è il turismo. Davvero una bellissima opera a livello locale ma anche a livello regionale, credo. Io sono di Viggiano e sono comunque una studentessa che vorrebbe ritornare con la speranza di ritrovare un paese migliore. In questi anni posso dire che questo sta succedendo. È bellissimo. E consideri che io da viggianese veramente sono orgoglioso di questa piazza. Che no, questa è la seconda, non è la prima, quella più grande è vicino alla chiesa. It's nice. Bellissima, meglio di così non lo so se qualcun altro la faceva in questo modo. Io sono andato via che avevo 18 anni, sono stato in Nord Italia 43 anni, è cambiato da così a così, è rinnovato Viggiano. Speriamo che continua così a migliorare ancora di più. Bellissima, bellissima, ci vengo sempre perché io sono di Viggiano, sono sempre qui. E bisogna vederla quando non c'è gente, così si apprezza di più. Sì, sono di Viggiano, qua sono i vecchi ricordi della nostra gioventù. Ci voleva dedicata alla musica perché Viggiano è città dell'arte e della musica. Una piazza stupenda, un bel vedere su tutta la montagna grande e poi questo tema della musica che ricorre di una città importante come Viggiano con la musica ha un rapporto molto importante. Ed eccoci qua, ritorniamo su altri argomenti. Io intanto saluterei gli ospiti, mi sembra un atto di cortesia importante questo, che sono Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio della Città Essenziale, che saluto e ringrazio, ben trovato, buongiorno. Buongiorno. E saluto in collegamento il sindaco di Bernalda, che è Domenico Tataranno, e accanto a lui, alla sua sinistra, alla nostra destra, se guardiamo lo schermo, c'è Giussi Cirigliano, che è consigliere comunale con delega a Metaponto, immagino tutte le attività che si svolgono nella frazione di Bernalda Metaponto, che tutti conosciamo benissimo, notissima località costiera della costa metapontina per l'appunto. Perché sono qui questi ospiti? Perché c'è un'inaugurazione questo pomeriggio alle 17.30 di oggi, martedì 29 di agosto, sul lungomare Nettuno, di un lido speciale che va sotto il nome del Sogno del Capitano, un sogno che finalmente diventa
realtà, un Lido che ha una dotazione importante per quanto riguarda l'accessibilità motoria e intellettiva, con personale adeguato proprio per far sì che questo Lido sia un Lido di grande accessibilità da questo punto di vista. È stato realizzato dal Comune di Bernalda con fondi della Regione Basilicata e sarà gestito dal Consorzio della Città Essenziale con altre cooperative. Intanto io chiamerei subito in ballo il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, per dirci il sogno del capitano, perché? Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Il sogno del capitano, perché il capitano era chiamato, era il soprannome di Gaetano Fuso, un agente di polizia che aveva in gestione proprio il Lido della Polizia, che era sito in Metaponto Lido, proprio nello stesso fazzoletto di spiaggia che oggi ospiterà il nostro Lido inclusivo. Perché è così importante la figura del capitano, di Gaetano Fuso? Perché Gaetano poi a un certo punto della sua vita, purtroppo, ha incontrato una grave malattia, la SLA, che piano piano gli ha ridotto, insomma, i movimenti, come succede a tutti gli affetti. E come ultima opera della sua vita ha voluto realizzare un Lido, questo è a Melendugno, in provincia di Lecce, dedicato alle persone più sfortunate e facendo sì che anche chi avesse gravi malattie come la sua potesse godere delle meraviglie del mare. E con la consigliera Cirigliano, con gli altri amministratori, nel 2017 l'abbiamo visitato questo Lido ed è stata un'esperienza che ci ha cambiato la vita. Ci ha cambiato la vita come persone, ma anche e soprattutto come amministratori, perché abbiamo fatto tesoro delle parole di Gaetano, che diceva: i tempi della politica sono incompatibili con i nostri, il nostro tempo è limitato, voi invece ne sprecate tantissimo. E io gli promisi che avremmo inaugurato questo Lido insieme, che anche noi avremmo realizzato una struttura come la sua a Metaponto Lido. Chiaramente aveva ragione lui, non io, e quindi Gaetano purtroppo è venuto a mancare nel 2020 e oggi noi intitoliamo questo Lido alla sua memoria e lo inauguriamo alla presenza di sua moglie, Giorgia Rollo, grandissima attivista nel sociale e che gestisce insieme a dei ragazzi fantastici dell'associazione Io Posso questo Lido diversamente abili, sito in Melendugno. Il nostro sarà una cosa un po' diversa. Innanzitutto è molto grande, e quindi penso che sia il più grande d'Italia, e sarà un Lido inclusivo, quindi dove diversamente abili e normodotati potranno godere insieme della meraviglia del mare. Ci saranno delle attività che poi spiegherà bene anche Pino Bruno, che vedo lì presente, saluto, miste, e l'unica differenza sarà che chi è diversamente abile, sia intellettivo che fisico, potrà godere gratuitamente della struttura e i normodotati pagheranno, perché il nostro obiettivo è rendere questa opera, oggi finanziata dalla Regione Basilicata per 1.300.000 euro, possa anche autosostenersi economicamente. Noi lo inauguriamo oggi, ma vogliamo che rimanga per sempre. Certo, allora vado subito su Pino Bruno, le attività, insomma, che verranno sviluppate sul Lido e come le vostre attività si innescheranno sull'attività classica di un Lido. Diciamo già una cosa, il sindaco l'ha detto benissimo rispetto a quello che il Lido rappresenta e rappresenterà, e cioè l'inclusività tutto tondo, cioè è un Lido che ha una dotazione particolare sia da un punto di vista infrastrutturale, che l'impresa che ha realizzato ha messo in campo grazie alle risorse Regione e Comune di Bernalda, e che la Città Essenziale insieme ad altri partner gestirà. Importante dire insieme ad altri partner, perché la stessa associazione Io Posso, che ha citato poco fa il sindaco, artefice insieme anche all'ANFAS, insieme anche ad altri soggetti, hanno reso possibile quello che oggi andiamo a gestire, a prendere in responsabilità di gestione, per cui insieme a loro
gestiremo il Lido, dove avremo le persone, educatori, host dedicati per poter accogliere le persone con disabilità, per fare delle attività di animazione dedicate per le persone con abilità diverse, ma soprattutto per avere un Lido che sia inclusivo tutto tondo, dove ognuno potrà godere, appunto, come diceva il sindaco, le bellezze del mare, ma farlo in una dimensione non, diciamo, esclusivo o ghettizzante, come molte volte potrebbe accadere, certo, ma in una modalità che è quella della normalità, ed è quello che noi vogliamo fare con le nostre cooperative, per cui gli educatori, le attività saranno tutte quante calibrate in funzione di tutti gli ospiti che potranno e decideranno di scegliere di venire al Lido Il Sogno del Capitano. Giussi Cirigliano, quindi è tutto pronto per poter fare questo? Buongiorno, sì, in realtà stiamo lavorando anche oggi, lavoreremo fino all'ultimo secondo per rendere tutto perfetto, ecco. È stato un mese veramente di lavoro intenso, senza sosta, e io vorrei ringraziare davvero tutti quelli che stanno collaborando e ci stanno dando una mano per rendere tutto questo possibile, perché comunque durante questo mese non sono mancate diverse ci sono state delle difficoltà che hanno compromesso anche, diciamo, questa apertura, però non abbiamo mollato e finalmente ci siamo. E quindi ci siamo e questo pomeriggio potremo vedere, diciamo, questa realizzazione veramente compiuta, Pino Bruno. Sì, va detta una cosa importante, che grande merito ha, lo dico senza piaggerie, grande merito all'amministrazione comunale che ha perseguito la volontà di trovare le risorse economiche per poterlo realizzare, ma aggiungo una cosa importante che è di apertura al terzo settore. La prima amministrazione comunale che ha messo in opera, in atto, una coprogettazione, che non è una cosa scontata, molti ne parlano, ma è complessa dal punto di vista gestionale, ma che mette insieme tutti i soggetti, coloro che hanno accompagnato dal 2017 ad oggi anche questo sogno e coloro che oggi lo gestiranno insieme. È una modalità nuova che va sperimentata nella pubblica amministrazione, per cui va dato atto che lì dove abbiamo un'amministrazione comunale e anche istituzioni attraverso le proprie persone che governano processi che vanno in questa direzione, si riescono a fare meglio le cose, certamente con una maggiore difficoltà, ma si fanno meglio perché aderiscono a quelli che sono i bisogni di quella comunità e soprattutto in questo caso di un Lido che, lo si intende, aperto non solo ovviamente per le persone con disabilità, ma per chiunque poi voglia godere il mare. Sindaco, sarà subito aperto, quindi già questo scampolo di fine stagione potranno, sì, diciamo così, accedere chi vi vorrà accedere? Assolutamente sì, tra l'altro mi risulta che ci siano tante persone che stanno chiedendo di essere, insomma, no, ospiti di questo Lido, perché, ripeto, è una struttura non frequente, la prima in Basilicata. E lo diceva bene la consigliera Cirigliano prima, che ringrazio per la grande caparbietà, così come ringrazio tutte le associazioni, da Città Essenziale che le coordina, ad ANFAS, ce ne sono davvero tante che hanno dato l'anima per questo progetto, che, essendo un progetto nuovo, ha la complessità della prima volta, no? Quindi non è stato semplice, tant'è che arriviamo ad inaugurarlo il 29 agosto, però permettetemi una battuta, chi dice che è finita l'estate, io vorrei rispondere che il 29 agosto non è finita l'estate, è finita la negazione di un diritto a delle persone un po' più sfortunate di noi, che da oggi, e spero per tutto il resto del tempo, potranno godere di un Lido attrezzato e godere delle meraviglie del nostro mare. Grazie Sindaco, anche bella questa chiusura che ha voluto sottolineare. Insomma, l'inaugurazione è prevista per questo pomeriggio alle 17.30 sul lungomare Nettuno, sarà un bel momento di apertura, di inclusività e di modernità, diciamo, sì, anche così. Sì. Quindi grazie per il vostro impegno, grazie per essere stati i miei ospiti, saluto e ringrazio Pino Bruno, Presidente del Consorzio della Città Essenziale, ringrazio il Sindaco Domenico Tataranno e la consigliera comunale Giussi Cirigliano. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Bene, finisce qui anche TRM Live Special, l'appuntamento è a domani alle ore 8, dalle 8 alle 9.30, repliche in mattinata. Io vi auguro buona giornata.